Dopo la lunga pausa degli ultimi anni, le mamme torneranno a festeggiare insieme ai propri figli la maternità all'interno della Villa Medeo tra palloncini e bolle, musica e balli, l'esibizione del coro Elis, la lingua italiana dei segni, body painting, pittura, marionette e tanto altro. Allattamore, infatti, ripropone un evento che è stato abbracciato anche dal comune di Caltanissetta e che si svolgerà all'aria aperta per celebrare l'8 maggio la festa della mamma dalle 9:30 alle 12:30. Con la collaborazione di artisti e professionisti, infatti, Allattamore donerà una mattinata di spensieratezza, animazione e divertimento per i presenti. Intanto è già partito da qualche giorno un contest ispirato proprio al titolo dell'appuntamento Uè usciamo, invitando le mamme, per l'appunto, ad inviare dei video che verranno premiati proprio domenica. L'ultima volta prima del Covid, siamo stati 2 anni online, non abbiamo voluto eliminare la nostra festa, ma abbiamo continuato online con i contest, con gli inviti alle mamme di esibirsi online con i loro figli. E quest'anno finalmente ritorniamo in presenza. Torniamo nello stesso posto dove abbiamo iniziato, a Villa Medeo, a Caltanissetta, grazie al comune che ci ha dato questo spazio, ci ha anche messo un palchetto a disposizione in cui si esibiranno il nostro coro Lis, che è ormai famoso, con le mamme e i bimbi che hanno imparato la lingua dei segni e ci esibiremo in delle canzoni. Oltretutto avremo tantissime altre attività. Allattamore pensa anche al futuro, proseguono infatti le iniziative dell'associazione. Ci saranno prossimamente, questo vi consiglio di seguire la pagina Facebook, ci saranno i corsi di sostruzione pediatrica, che è un corso a cui noi teniamo tantissimo e che ogni anno riscuote tantissimo successo. Per questo vi consiglio appunto di seguire la pagina, perché ancora stiamo definendo le date, probabilmente ci saranno più date perché c'è una grossa partecipazione. Speriamo anche nel futuro di poter ritornare in corsia nell'ospedale a Sant'Elia, dove abbiamo potuto fare proprio un'operazione di aiuto diretto alle mamme che avevano appena partorito. Aspettiamo tempi migliori in questo momento.